A voi tutti e buon weekend, cari amici di Agronotizie, un cordiale saluto da Giuseppe De Vitis. Weekend che sarà un po' più instabile, abbiamo vissuto delle giornate praticamente estive, le temperature tenderanno un po' a calare a partire dalle regioni settentrionali e proprio, soprattutto sulle regioni settentrionali avremo più instabilità, ma non solo al nord e in parte anche sulle regioni centrali, anche al sud. Comunque andiamo per ordine, vediamo cosa accadrà. Proprio nella giornata di venerdì avremo un po' di instabilità sull'arco alpino, nuvolosità irregolare al nord, sul nord-ovest. Attenzione all'instabilità pomeridiana tra Abruzzo, Molise, in parte anche verso il confine con l'Umbria e le Marche, dei rovesci di pioggia pomeridiani possibili nelle zone interne della Sicilia e della Sardegna, altrove tempo tranquillo. Ma guardate, sabato e domenica, due situazioni abbastanza identiche, almeno per il centro-sud, con instabilità, anche a carattere di rovescio temporale, nelle zone interne appenniniche, potranno sconfinare anche su zone adriatiche, instabilità anche, vedete, sabato sull'arco alpino, ma domenica l'instabilità si farà marcata, oltre che sull'Appennino centro-meridionale, anche, vedete, sul nord-ovest, non solo sui rilievi, non solo sulle Alpi e sulle Prealpi, ma anche su zone pianeggianti, soprattutto a nord del Po, con rovesci di pioggia e temporali in transito nella seconda parte del giorno, meglio altrove e quindi anche sul nord-est. È tutto, cari amici, buon weekend ed un cordiale saluto ancora da Giuseppe De Vitis. Arrivederci.